Presidente, che valore hanno oggi le forze armate italiane nel nostro paese? Buongiorno a tutti. Le forze armate ci rendono sempre orgogliosi perché dovunque operano, sul territorio nazionale o anche nei teatri operativi più critici all'estero, diffondono sempre la sensibilità, le caratteristiche del popolo italiano, che sono di favorire le soluzioni pacifiche, dialogare con le comunità locali e ovviamente tutelare la sicurezza nazionale, interna, la legalità internazionale e tutelare i diritti fondamentali, lo vorrei sottolineare. Presidente, lei stamattina ha avuto un colloquio con al-Serraj. La situazione in Libia è modificata o siamo preoccupati? Si sta evolvendo in modo positivo? Ci può dare dei ragguagli? Ma più o meno diciamo non ci sono grossi movimenti sul territorio libico. La situazione diciamo l'abbiamo inquadrata dal punto di vista militare e politico subito, quando abbiamo subito come Italia, come governo e come Italia abbiamo subito invitato tutti ad astenersi da ulteriori iniziative militari. L'opzione militare non può essere una soluzione e se ne acconferma, perché adesso in pratica siamo in una situazione, sembrerebbe, di stallo. Ovviamente è una situazione che può evolvere, uno scenario critico, quindi le mie parole potrebbero essere smentite oggi pomeriggio, domani, può evolvere in senso ancora più critico da un momento all'altro. Ho invitato, ovviamente sto invitando tutti i protagonisti di questo scenario. Oggi ho parlato col presidente Serraj. Vi anticipo che confido di incontrare direttamente il generale Haftar. Adesso stiamo cercando di vedere come e quando, ma confido di incontrarlo presto. E anche a loro, ma anche a tutti gli attori internazionali, quindi i capi di governo, i capi di Stato con cui in modo molto serrato sto interloquendo, sto cercando di rappresentare come non c'è una prospettiva militare che possa assicurare la stabilizzazione del paese. La prospettiva militare in ogni caso potrebbe essere perseguita solo a prezzo di vite umane, a prezzo di crisi umanitarie e in più anche in una prospettiva poi di apparente stabilizzazione, perché è chiaro che l'opzione militare genera ulteriori violenze e reazioni e quindi non può essere mai la pacificazione per la quale stiamo lavorando. Sin qui abbiamo lavorato con la conferenza di Palermo e continueremo a impegnarci. Presidente, abbiamo sentito alcune contestazioni riguardo l'uso del dual use. Dicono, si smilitarizzano le forze armate. Cosa possiamo dire per contestare questa interpretazione? Guardate, è una interpretazione completamente fuorviante. Il dual use, l'uso duplice, adesso poi lascio anche una battuta su questo al ministro Trenta che ne sa più di me, ma voglio già scongiurare questa interpretazione fuorviante. L'uso duale non significa che le forze armate vengono meno alla propria vocazione istituzionale, al proprio compito istituzionale, che la sicurezza del nostro Stato è ovviamente della legalità internazionale, come dicevo prima. Significa semplicemente che le forze armate, dialogando con gli altri comparti, con gli altri dicasteri, integrandosi anche con le istituzioni civili, in primis con la protezione civile, offrono un contributo nel caso di criticità dovute a calamità, a eventi calamitosi che possono avere una natura antropica o anche naturale, di fonte naturale. Significa che le forze armate, siccome sono un condensato di grandi capacità organizzative, grande efficacia operativa, le forze armate possono contribuire, offrire un grande contributo per mettere in sicurezza il paese anche nelle situazioni di criticità dovute a calamità. Presidente, c'è un Consiglio dei Ministri molto atteso. La preoccupa la tenuta della maggioranza? Si parla di una resa dei conti. Su Siri Quotidiana, prego. La preoccupa la tenuta della maggioranza? Oggi è l'ultimo giorno buono perché Siri si dimette, il vice premier sembra non arretrare rispetto alle posizioni di. Ma qui non c'è da arretrare e da avanzare. La situazione è molto chiara. Come sapete, il mio è stato un percorso molto articolato, molto lineare, trasparente, non è stata una decisione a cuor leggero, l'ho anticipata, l'ho comunicata, quindi vedrete che domani
ci sarà un consiglio dei ministri che si svolgerà molto serenamente. Nessuna preoccupazione per la maggioranza. Grazie, passiamo al Presidente del Consiglio che ha terminato sul Consiglio dei Ministri.